Ed eccoci di nuovo qua. Questo, se non sbaglio, è il sesto video delle mie corbellerie nelle innevate lande di Skyrim. Oggi vediamo. Sì, insomma, siccome YouTube mi ha detto che posso ora sono abilitato a fare video più lunghi di 15 minuti, ma non so comunque quant'è il termine massimo, proverò stavolta a farne uno da 20 minuti. Sperando che per questi 20 minuti non parlerò da solo come un cretino inutilmente, ma che alla fine mi caricherà il video. Dunque, qua siamo sempre con me, il Dovahkiin, e Aela la cacciatrice con sì, insomma, con questi suoi due bellissimi occhi, che sono in cazzeggio totale. Proprio non ho voglia di fare missioni, non ho voglia di fare nulla se non causare più caos possibile per il prossimo. La cosa che più che altro tenevo a fare era, sì, insomma, riuscire a farvi vedere un drago. Che, insomma, con la webcam che ho, farvi vedere è una parola un po' grossa. Comunque, è sta luce. Ah, lei con la torcia. Sono sempre con la torcia, mi sarà affezionata. Comunque sia, sì, insomma, come più che altro come bestemmierò, quanto bestemmierò contro un drago, soprattutto se è un drago anziano. E ora vediamo. Benvenuti a 20 minuti di, anzi no, sopravvivenza Skyrim con Dovahkiin Grylls, l'antenato di Bear Grylls. Oh, dov'è finita? C'è la mia assistente. Dopo, senza assistente, come fa Dovahkiin Grylls ad andare avanti? Dov'è? Dove cazzo è finita? È sempre indietro. Sarà fermata a truccarsi, probabilmente. Ah no, eccola. Aela la cacciatrice. È ricca di proteine ed è commestibile. Ok, basta cazzate. No, non basta cazzate, perché altrimenti non avrebbe senso che facesse questi video, che comunque senso di esistere non ce l'hanno. Però io li faccio comunque. Vediamo un po'. Why not? Siamo dove sono, non ho il pallido di idea. Qui da questo. Un alveare, oh, ci sono anche gli alveari. Ape, utilissimo. Favo, questo è buono. Pezzo di alveare. E siccome sono anche stronzo, niente. Un alveare senza api? Cazzo, ti lamenti che neanche ti ho colpito? L'hai fatto a prescindere? E vabbè. Andiamo un attimo avanti qui, poi al massimo vado da qualche altra parte. Che qua i draghi vengono quando cazzo para loro. Quando non servono, ovviamente ci sono sempre. Quando servono, invece, col cazzo che si fanno trovare. I bastardi rotanti. Oppla, saltino. Intanto guardate che bella notte stellata. Da pochi, mentre guardavo in su, sono andato a schiantarmi contro un lampione o altro. Qua lampione non c'è nessuno. Apri. Pine Watch. Cos'è? La versione boschiva di Baywatch? Ma cosa ci sarà qua dentro? Quanto ci mette a caricare? Su, su. Ah, sì, forse mi ricordo sto posto. È stato sto rumore. Ciao! È ora di farla finita. Ciao, bandito saccheggiatore che vuole stuprarmi con un mega spadone. Come stai? No, sono morto! Come un coglione! Sono morto come un coglione mentre stavo per sparare l'urlo! Ma no! Non è possibile! Stronzo! Ah, che palle! Ma
Mare, la divinità dell'amore e della compassione. Il suo tempio è Ariften. Ah, non tra le gambe? Comunque, stavo dicendo che adesso me la paga il Caer Bandito Saccheggiatore. So dov'è, so dove abita, lo vado a inculare. Figlio di una baldracca, baldraccosa. Ma pensa te, uno adesso non può entrare nelle case degli altri di notte senza essere invitato, che tentano di ucciderti. Vi sembra normale a voi? A me no. Cavolo. Ma pensate, che cazzo di bandito saccheggiatore era? Cioè, sono un carro armato con le gambe, 3-4 colpi di spada mi ha fatto malissimo. Mi ha anche fermato l'urlo in gola. Fus roboia! E che cazzo? Sarò imploso. Sarò imploso il cadavere. Elgin, dov'è che era andato? Vediamo un po'. Ecco, Pinewatch. E adesso vedi che culo ti fa. Po poche sono le creature che riescono ad eguagliare gli Hargraven in termini di ribrezzo e depravazione. Terrificanti ibridi tra una donna e un volatile. Non esitano a ricorrere alla violenza quando. Grazie per aver tolto il messaggio. Oh, che brutta bestia. Bene, bene, bene. Ecco, scusate, vi metto. Ok, i primi 5 minuti sono stati pressoché inutili. Mi spiace. Adesso, bandito saccheggiatore, saccheggia un sacco di botte. Figlio di un troion. C'è qualcuno? Un secolo di prima. Voglio il tuo amico. Nel frattempo il bandito saccheggiatore si è fatto un'operazione. Cambio di sesso. Fanculo. E qua? Cos'è sto rumore? Attiva pulsante. Che robe. Allora, è vero, qua ci sono anche già stato. Cioè, ho già completato questo dungeon. Vado un attimo a vedere se c'è il nemico bandito per vendicarmi, poi dopo torniamo al nostro casseggio. Perché mi serve già, ho la S da romagnolo, se li metto anche trasformare le Z in S. E comunque, per vendicarmi. E fargli un culo tanto. Oh bandito saccheggiatore, dove sei? Boh, tanto mi vedo. Pozione di cuore supremo, pozione di gestore energia. Ok, non c'è. Evidentemente la tipa che ho ucciso. Oh, bene, col culo. Elfo alto, col culo col culo in alto. Qua c'è anche senza vestiti, porati, poretta. Sono dei banditi saccheggiatori e pure necrofili. Tutti a Skyrim sono, tutti a Skyrim. Oh, che peccato, ero il bandito saccheggiatore di prima. Non posso vendicarmi. Ok, torniamo a Skyrim. Al centro della provincia Dunmer, di Morrowind, si erge la Montagna Rossa. Il più grande vulcano di Tamriel. L'attacco con lo scudo sbilancia il tuo avversario. Eseguito con il giusto tempismo, può interrompere un attacco caricato. Ato, ato, ato. Ok, adesso vediamo. Dove andiamo? Vediamo dove andiamo. Falkret. Dai, porca miseria, il posto in cui c'è un drago. Dragon, dragon, dragon. Qua. Ormai c'è una razza in via di estinzione. Ah, boh. Che
questo? Profondità di Chillwill. Chillwind. Gola del ladro. Adesso set un posto a caso, poi le stalle di Riften, le Riften di Stallen. Un'eccessiva taglia sulla testa induce le guardie di quel feudo ad attaccare vista ricercato. Devono solo provarci e causa un genocidio. Acquista libri magici dal mago di corte del palazzo dello Yarold. Dopo abbiamo una bella spadone. O spadone. Spadona bella. Ciao. Sigar. Mi serve un passaggio? No. Vuole solo borseggiarti. Cos'hai di bello? Niente, sei inutile come la merda secca. Ok. Dai, un bel draghetto. Chiedo molto? Poi probabilmente mi fa il culo a strisce. Ciao amico. Oh, niente di niente di niente. Volpe? A 9 code? Vieni qui, volpina. Buah. Morta. E ora voli via. Vola ancora via. Ho detto vola via. È proprio volata via. Uffa. Dove merda sono sti draghi? Che li abbia abbattuti tutti? Oh, aspetta! So dove sono i draghi! Cioè, per modo di dire. Perché ogni benedetta volta che vado all'Accademia di Winterhold c'è un cazzo di drago che viene a cagarmi le palle. E ci manca solo che adesso che ci vado, che devo far vedere un drago, non c'è. Che ci sta benissimo. Ma i Nord credono fermamente che i morti onorevoli continuino la propria non vita a un posto a caso. Non mi ha fatto balla topone. Andiamo un attimo alla città. Che questa? Questa è Winterhold. Ci sono 4-5 casupole di legno messe a caso. Qua c'è un pollo. Pollo della neve. Come posso aiutare un fratello d'oro? Andando a fare in culo? Proviamo un po'. Questo è. Il focolare ghiacciato sarà la locanda. Comunque sia città pressoché inutile se non fosse per appunto l'accademia che quella ci sto andando. Sperando che compaia sto cazzo di drago. Anche se poi non so cosa mi farò della sua anima, perché come ho detto la volta scorsa ne ho accumulate ma talmente tante che non so che farci. Ho più anime di drago che parole degli urli per cui usarle. Niente. Te pareva? Adesso che mi serve un drago. Proviamo ad entrare e poi ad uscire. Di solito mi aspetta da bravo cagnolino fuori dall'accademia. Questo è l'interno dell'accademia, c'è cioè la sala principale. Ci sono un po' di libri che ho lasciato per terra lì perché non mi servivano e sono ormai lì da tempo immemore. Qua veramente non pulisce nessuno, io no di certo, anche se sono diventato l'arcimago, cioè il capo di sta roba qui, che potevo diventare anche se non conoscevo neanche una magia, che però conosco, se no, dai, una bella palla di fuoco, almeno. Ok, proviamo ad uscire. Niente?
Niente di niente di niente. Oddio, cos'è? Che brutta statua. È bruttissima. Aspetta. Mi è sembrato di sentire un battito d'ali. O sono semplicemente le allucinazioni auditive. Va, che gara, va. Stupido animale. Niente. Chiedo che intitolerò questo video Alla ricerca del drago perduto. Che veramente. Niente, niente. Vecchia ghe. Cioè, l'utilità fatta a persona sono quelle bestie. Proviamo ad andare a Solitude a casa mia. È successo 2 o 3 volte che un drago mi attaccasse mentre ero a casa. Cioè, mentre ero nella città in cui abito nel gioco. Era bello vedere i bambini come si divertivano a giocare con lo scheletro del drago. Poi ovviamente l'ho fatto decollare oltre le confini della città, così i bambini non si divertivano più. Perché i bambini non devono divertirsi. Se solo potessi li ucciderei. Bambini nel gioco, ovviamente. Ma quanto sei brutto te? Ecco bambini, vedete? A cosa succede a farsi troppe pippe? Che alla fine si diventa veramente ciechi. Vero? Naster occhio capace? Mira più. No, occhio incapace, come così. Niente. Eh? Non mi frega. Che palle. Se stai andando al palazzo. E voglio un drago nero. Nero, nero. E voglio un drago nero come il carbone. Ormai qua la mia sanità mentale è andata a puttane. Almeno quella. Almeno mi sento. Boh, quanto sei brutto Belrand. Se penso che prima era il mio seguace. Adesso che l'ho lasciato per un'altra seguace, vero lei? Cioè, volete mettere lei. Oh, dove sei? Efficiente. Volete mettere lei con lui? Quindi, insomma, da quando l'ho, diciamo, licenziato, mi aspetta davanti a casa. Sono anni che è fermo in questo posto. E ogni volta mi saluta come da grande amicone. Adesso no, aspetta. Non pensavo di rivederti così presto. Infatti adesso me ne vado. La spada può ferire quanto la magia, ma è ancor più letale chi le utilizza. Posso ucciderlo, vi prego, dopo questa. Ecco i Sembra in babbuini. ottima forma, bene. Niente, 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 Con permesso. niente. Chi? Cosa? Chi ha parlato? A morte. Neanche qui nessun drago. Drago. Questa è Mortal. Proviamo ad andare a Mortal. Che è un nuovo programma, Mortal. Scusate, mi tocco un attimo. All'immortalci tua. Intanto siamo a 19 minuti. Ma che bestia. Ma po'. Sono davvero passati già quasi 20 minuti? Cioè, non ci credo. Proprio vero che quando si dicono delle boiate a non finire il tempo passa più in fretta. Inutile. Non c'è nessun cazzo di drago. Neanche a pagarlo. Probabilmente come sta quel video ne arriveranno a tonnellate. Uffa. Dai, drago. Drago, Pulisan. Una bestia contro calcare. E piantala di comparirmi così alle spalle all'improvviso, Aila. Ok.
che ogni tanto questo qua, lo yaoi è persino in Skyrim, secondo seme. Chi vuol capire capisca. Comunque adesso andiamo all'ultima città, poi veramente messo i kegekas. Proviamo ad andare a Falkreath. Andiamo a Falkreath. Scontare la pena in prigione comporta la perdita di progresso e di alcune abilità. Più a lungo è il tempo di prigionia, più sono le abilità coinvolte. Beh, non mi hanno mai catturato vivo. Perché piuttosto. Tanto qua continua ad andare. Se non lo so. Se non c'è niente neanche in sta città, stacco. Aspetta, facciamo giorno almeno. Aspettiamo un attimo. Facciamo le 8 e un quarto. Mi occupo soprattutto di furti e risse fra ubriachi. È passato parecchio tempo dall'ultimo attacco da parte dei banditi. Ma chi cazzo te l'ha chiesto? Chi ti conosce? Cosa vuoi? Chi sei? Pensa a te, cioè, sempre a cagare il cazzo alla gente. Era piena di viandanti e guerrieri come te. Erano giorni migliori. Ma perché mi parlate? Chi vi conosce? Non si parla di sconosciuti. Vecchio di merda. Ok, niente draghi. Allora facciamo così. Salvo. E concludiamo in bellezza. Perché non posso fare un video senza un minimo di casino, ragazzi. Dai. Se no non ha veramente senso che li faccia. E io voglio troppo bene. Voglio darvi sempre motivi per disprezzarmi. Perché sono veramente un cretino. E l'autostima non mi manca. Ok. Questo simpatico vecchietto che taglia le legna. Ora vola via. No, si è ammosciato. Invece di volare via si è ammosciato. E ora è morto. Ah. Ma dai, fa attenzione, ti uccido. Muori, muori. Dovete morire tutti. Muori nella maniera più sofferente possibile. Saresti mai dovuto venire qui. Aiuto! Chi è che parla? Aela mi sta attaccando, ma che baldracca stronzoide! Come ti sei permessa? Puttana! Ecco, morta anche lei. Ma io? Cioè, non voglio morire subito, ragazzi, voglio fare un altro pochino di caos. Cura suprema. Filotto! Ho fatto strike! Muori, soldato matto della tempesta. Sarà, ma da solo vi sto inculando tutti quanti. Via, scappo dall'altra parte. No! E vabbè. Aspetta, io ti conosco. Che cosa mi parli che mi hai appena filato una freccia su Perlano? Dicono che abbia lottato persino contro una tempesta. Cioè, mi stanno parlando adesso che mi hanno ucciso, come se nulla fosse. Ah, ma questo è Skyrim. Sono proprio queste mille piccole cose che lo rendono unico, secondo me. Questi piccoli bug, glitch o quello che è. Ok, ragazzi. Sperando che il video lo carichi, alla prossima. Spero che vi siate divertiti, anche se non abbiamo incontrato nessun drago. Ciao, ciao.